Il fiume è un corso d'acqua dolce che nasce da una sorgente e si getta in mare, in un lago oppure in un altro fiume. I fiumi si caratterizzano per la lunghezza e per la portata d'acqua, cioè la quantità d'acqua trasportata, che non è sempre costante. Ogni fiume ha il suo bacino idrografico, costituito dagli affluenti che lo alimentano. In base a dove nascono, i fiumi italiani si dividono in alpini e appenninici. I fiumi alpini hanno una portata d'acqua costante, grazie allo scioglimento dei ghiacciai e della neve in estate, e alle precipitazioni in inverno. Sono fiumi piuttosto lunghi poiché le Alpi sorgono lontane dal mare. Il fiume principale è il Po, lungo 652 km, seguono l'Adige, 410 km, l'Adda, 313 km, l'Oglio, 280 km, il Tanaro, 276 km, e il Ticino, 248 km. Tutti questi fiumi sfociano nel Mar Adriatico. I fiumi appenninici hanno carattere torrentizio, cioè la loro portata d'acqua non è costante poiché dipende dalle precipitazioni. Questi corsi d'acqua alternano periodi di piena in autunno e in primavera, a periodi di secca nella stagione estiva. La loro lunghezza è limitata poiché i monti sorgono piuttosto vicini al mare. I principali sono il Tevere, 405 km, l'Arno, 241 km, il Volturno, 175 km, e l'Ombrone, 161 km, che sfociano nel Mar Tirreno. Il Secchia, 172 km, è un affluente del Po. Il Po è il fiume più lungo d'Italia e il maggiore dell'Europa mediterranea per portata d'acqua. Nasce dal Monviso, sulle Alpi occidentali, a più di 2000 metri di altezza. Prima di sfociare nel Mar Adriatico con un'ampia foce a delta, il Po attraversa la pianura padana ricevendo le acque da 140 affluenti. Per stabilire la sinistra o la destra di un fiume ci si deve mettere con le spalle rivolte verso la sorgente. Gli affluenti di sinistra del Po, come il Ticino e l'Oglio, nascono dalle Alpi. Alcuni di destra, come il Secchia, hanno origine sugli Appennini. Nel primo tratto il Po scende in modo impetuoso, poi, nei pressi di Torino, forma anse e curve che ne rallentano il corso. I detriti trascinati dal fiume e dagli affluenti, come sabbia, ghiaia e fango, si depositano alla foce formando isolotti, dossi e dune sabbiose, in continua trasformazione e avanzamento verso il Mar Adriatico. Il Po è in molti tratti navigabile e rappresenta un'importante risorsa economica. Le sue acque sono utilizzate per scopi domestici, agricoli, industriali e per la produzione di energia idroelettrica. Il bacino idrografico del Po è una delle aree più popolate e industrializzate d'Europa. Accoglie un terzo delle industrie e della produzione agricola del nostro paese. I laghi sono masse d'acqua dolce che occupano una conca nel terreno. Possono ricevere acqua dalle sorgenti sotterranee o dai fiumi. Il fiume che entra nel lago si chiama immissario, quello che ne esce emissario. La forma, le dimensioni e la profondità dipendono soprattutto dall'origine. I laghi più estesi sono situati nell'Italia settentrionale, come il lago di Garda, il lago Maggiore, il lago di Como e il lago di Seo. Occupano valli comprese tra le Prealpi e la pianura padana, modellate da antichi ghiacciai, e poi riempite dalle acque dei fiumi. Questi laghi sono di origine glaciale e si riconoscono per la loro forma stretta e allungata. Ognuno ha un fiume immissario che lo alimenta e un emissario. Nell'Italia centrale si concentrano i laghi di origine vulcanica. I laghi di Bolsena, di Bracciano, di Nemi e di Vico hanno forma circolare, poiché erano antichi vulcani che, una volta spenti, si sono riempiti di acqua piovana. Il lago Trasimeno è di origine tettonica, formatosi dalla raccolta di acqua piovana in un abbassamento del suolo. Nell'Italia meridionale i laghi di Varano e di Lesina, in Puglia, sono di origine costiera. Si formano quando una insenatura viene chiusa da una striscia di sabbia, creando uno specchio d'acqua separato dal mare. Sono poco profondi e sono caratterizzati da acqua salmastra, cioè un po' salata. Nella nostra penisola sono presenti anche numerosi laghi artificiali, cioè costruiti dagli esseri umani. Costituiscono delle preziose riserve d'acqua, utilizzate al centro-sud per l'irrigazione dei campi e per gli allevamenti, mentre al nord per produrre energia idroelettrica. Sulle sponde dei fiumi crescono spontaneamente pioppi, salici, giunchi e piante acquatiche. Le zone lacustri godono di un clima più mite,
Per questo la vegetazione è simile a quella mediterranea. Ulivi, viti, agrumi, fiori, palme, cipressi, ninfee e canneti. Fiumi e laghi sono anche l'habitat ideale di molte specie animali. Trote, tinche, lucci, carpe, rane, salamandre, zanzare e libellue. Uccelli acquatici, come il martin pescatore, il germano reale e l'airone, costruiscono il loro nido lungo le rive.